Buonasera a tutti, bentrovati. Iniziamo questo webinar sulla valutazione a distanza. Benvenuti, questo webinar fa parte di una serie tenuta per Wikiscuola e già ce n'è stato. Buonasera Luigi, buonasera Anni. Insomma, cerchiamo di, è il secondo che faccio sulla valutazione, quindi proseguirà un pochino il discorso precedente, era un mesetto fa abbondante, e quindi, oh, buonasera, vedo un sacco di nomi noti, va bene. La valutazione è proprio il nostro nodo. Quindi oggi vogliamo un pochino vedere di trovare qualche idea, qualche tecnica per far fronte a questa che è una situazione decisamente atipica. Quindi di cosa parleremo? Parleremo di valutare in modo adeguato alla attuale appunto situazione, che non è proprio normale. Buonasera, vedo ancora passare tutti i saluti. E inauguriamo questo termine BAD, che non è che l'ho inventato io, ma ormai comincia a essere no, usato anche in rete. Valutazione a distanza, la DAD, la didattica a distanza, la BAD, la valutazione a distanza, che ovviamente necessita di un cambio di paradigma, quindi cercheremo un po' di focalizzare i problemi e anche di stabilire che criteri di valutazione si potrebbero utilizzare, che non sono certo quelli di misura o media dei voti. E poi qualche cenno a possibili strumenti e modalità per la valutazione a distanza. Quindi andiamo a vedere, appunto, questa frase a me piace molto, forse qualcuno che è stato all'altro webinar l'ha già vista, è la frase di un nostro studente, io scusate, non mi sono presentata per chi non mi conoscesse, sono insegnante di matematica e fisica, formatrice di insegnanti per gli ambiti, Piano Nazionale Scuola Digitale, insomma, sono parecchi anni che mi do un pochino da fare. E lavoro al liceo scientifico Volta di Milano. Abito a Milano, ma sono romana, come avrete sentito, non ho un accento milanese, anche se ringrazio la città che mi ospita da ormai più di 20 anni. Quindi, un nostro studente aveva detto che in un questionario che avevamo distribuito, aveva fatto questa affermazione e io l'ho un po' portata avanti. È l'affermazione di uno studente, probabilmente del triennio, non è una situazione normale. Gli era stato richiesto di dare qualche commento, qualche valutazione su come avevamo noi docenti affrontato la DAD nella scuola e erano mediamente contenti, ma nei commenti questo ragazzo o ragazza ha aggiunto questo perché non si può pensare, non si può considerare che la situazione sia normale. È un problema. Noi siamo abituati a misurare le conoscenze. Come docenti, facciamo la media a fine anno, abbiamo una mentalità atta alla misura più che alla valutazione. La valutazione degli apprendimenti è la valutazione di un intero percorso. Infatti, se guardiamo qui sopra quella piccola immagine, valutazione sommativa e formativa. La formativa prepara il voto, cioè la misura. Mentre ora che siamo a distanza, ci sono grossi problemi per poter garantire l'autenticità della misura. Questa slide l'ho già presentata, però ecco, contiene i tre punti focali. Non possiamo dare voti online. Il mio dirigente sta cercando di convincere tanti colleghi anche. Non potete interrogare, dare il voto come se foste in classe. Perché? Per questi tre motivi. Primo, l'autenticità. Io oggi ho fatto una prova di livello, ho dato la prova di livello di fisica alla mia terza, e la prova di livello per tutte le terze, non quella di quest'anno, quella degli anni scorsi, così magari quella di quest'anno sarà erogata in un altro momento. E ho fatto in teoria una valutazione di livello con tanto di valutazione di voto.
cioè c'è una percentuale che hanno tenuto in questo, si sono comportati bene, ma io non so se quei voti che hanno preso sono autentici. Perché? Perché non tutti avevano la telecamera accesa, comunque anche con la telecamera accesa sappiamo bene che magari sono un po' spostate. Poi c'è, e questo va bene, siamo noi insegnanti cattivi, ah, stai copiando. No, ci sono anche delle impossibilità di assicurare condizioni eque per la realizzazione delle prove. Adesso io lavoro in un liceo, sono tutti ragazzi le cui famiglie hanno delle discrete disponibilità, quindi ciascuno di loro ha un telefonino o comunque un PC o comunque un telefonino ben funzionante. E quindi veri o presunti problemi tecnici, veri problemi tecnici non ne hanno troppi, però ogni tanto cade la linea e eccetera. E poi ci sono le condizioni eque che stavo dicendo prima, non tutti hanno, non tutti i ragazzi hanno un posto tranquillo dove lavorare, non tutti i ragazzi sono sereni nell'animo, siamo in mezzo a una pandemia, non è che siamo così a casa perché siamo in ferie e quindi qualcuno può avere delle preoccupazioni, delle persone che sono state male o quant'altro. Quindi ecco, questi sono i tre principali motivi per cui noi non possiamo valutare con i voti. Possiamo dare delle indicazioni, la prova è andata bene, io uso le percentuali sul classroom, in maniera da far capire, puoi far meglio, puoi far peggio, facciamo dei recuperi nel caso che vediamo qualcuno che è in difficoltà, però non siamo in grado di assicurare, la misura giusta. Anche questa slide l'avevo fatta vedere vedo un messaggio, scusate, vado se c'è un attendi, ci sono diversi messaggi, per ora no, è semplicemente che ci informa dell'istituto compensivo, ecco, soprattutto con i più piccoli, quanto problema c'è a dare questi benedetti voti. Quindi, indicazioni per la valutazione. Abbiamo una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza. Siamo all'8 di marzo, quando c'è stato il decreto, infatti, vero Marinetta, nella primaria, ma anche nella secondaria, ti assicuro. Adesso non entriamo nei dettagli, se no ci mettiamo a raccontare magari troppi fatti, però è difficile. Ripeto, la misurazione degli apprendimenti, quella che abbiamo sempre fatta tramite i voti, è proprio, direi, non difficile, ma quasi irrealizzabile. Allora, varietà di strumenti a disposizione. L'8 marzo ci avevano dato queste indicazioni. Nel precedente webinar avevo sempre citato il DPR 122 che si rifà al decreto legislativo, scusate, che è ripreso dal decreto legislativo 62 del 2017. Al di là dei momenti formalizzati, qui cito testualmente, relativi agli scrutini e agli esami di Stato, infatti stiamo aspettando, qualcosa è cominciato a uscire almeno per il primo ciclo, su come fare questi benedetti esami di Stato, sugli scrutini ancora non abbiamo nulla di certo, speravo di potervi dire qualcosa, ma non è nulla ancora di definito, lascia la dimensione docimologica ai docenti. La palla torna a noi. In questo webinar ho aggiunto il seguito della frase, senza istituire particolari protocolli che sono più fonti che di normativa. I nostri modi di valutare non sono normati, non sono a livello di normativa. Adesso vediamo un po'. Ok. La scuola non è un tribunale, va bene? Eppure in tante scuole, non sarà per voi che siete qui ovviamente, ma quanti colleghi magari pensano, scusate che qui mi sa che mi è andato, no, è giusta. Temo di aver saltato una slide, ecco, è questa che cercavo. Quindi la tradizione scolastica, quella
che nominavamo prima della pratica di valutazione è un pochino accusatoria. Gli stessi studenti cercano di copiare, per carità, non è che sono innocenti del tutto, però è anche vero che tanti insegnanti tendono a rilevare soprattutto le conoscenze. Ti interrogo, soprattutto, no, e non dico tutti, però ecco, questa è una. Ti interrogo, devi rispondere, sanziona gli errori, quindi hai sbagliato, quindi ti levo. Io ho tanti alunni, insegno matematica, però di solito parto da uno e poi ogni esercizio giusto che fanno nel compito in classe aggiungo punteggio fino al 6, al 7, all'8 e al 9. Cioè bisogna rovesciarla un po', questa situazione di sanzionare gli errori. Premiamo invece le cose fatte bene. Okay? È proprio il punto di vista che è un pochino differente. I miei alunni vengono e fanno: Prof, ma quanto mi leva per questo errore? Guarda che io non ti levo niente, sei tu che non ti sei meritato il passo successivo. Però invece in tanti casi si sanzionano gli errori, anche intere griglie di dipartimento di matematica biennio, facciamo la prova comune, benissimo. Che cosa? Allora, leviamo un punto se fa questo errore, leviamo mezzo punto se fa quest'altro errore. E a mio giudizio, poi vedo che parecchi condividono, non è il modo migliore per approcciare far approcciare l'apprendimento ai ragazzi. Spesso tendiamo a utilizzare criteri non oggettivi, andiamo un po' sull'impressione soggettiva, magari ci azzecchiamo perché l'esperienza è tanta. Però i criteri, le griglie di valutazione dovrebbero essere condivisi fra tutti i docenti di quella disciplina che valutano. Insomma, dovremmo utilizzare criteri oggettivi e non, vabbè, va bene con me, poi cambia insegnante e improvvisamente va tanto male. Boh, è un po' strano. E a volte cadiamo anche nel fatto di fare valutazioni comparative tra gli alunni. Il compito è andato male, quindi prendo il più bravo della classe, vedo come è andato il suo e cambio la griglia di valutazione. Do i voti in base agli errori che ha fatto lui. O no, perché mi è capitato di sentire qualcosa. Ecco, la tradizione scolastica ha ancora questi rimasugli. Invece, non dovremmo pensare a questo, perché la scuola non è un tribunale. Invece la normativa sulla valutazione, qui ho copia e incollato da alcuni documenti riassuntivi, dobbiamo tener conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento. Il voto di fine anno non è solo una media dei voti meritati. Prof, ho preso 4, che faccio? Devo prendere 8 per migliorare, per recuperare. Non è proprio e solo così, non che la media, chiaramente un 4 va recuperato, ma col fatto che arrivano ai risultati di apprendimento desiderati. Che mi importa se hai preso 4, basta che alla fine dell'anno sei capace di orientarti su tutto quello che dovevi apprendere durante quest'anno. Ha finalità formative ed educative. Attenzione, adesso non mi dilungo troppo perché ne abbiamo tante tante di slide. Concorre al miglioramento degli apprendimenti, al successo formativo. Questa qui non è una frase fatta. Successo formativo è quello per cui la scuola utilizza il RAB, il PDM, il piano di miglioramento, e poi ricomincia l'anno dopo con il nuovo POF che aggiorna l'offerta formativa. Ecco, quindi questa è la normativa, però quanto non è ancora entrata a pieno questo modo di pensare, entrato a pieno questo modo di pensare. Dovrebbe documentare lo sviluppo dell'identità personale. E dovrebbe promuovere l'autovalutazione, cioè la capacità del ragazzo di autovalutarsi, non di subire un voto da fuori. Non mi dilungo più di tanto, però abbiamo letto tutto questo, vedo parecchi segni d'assenso, però ecco, il cambio di paradigma con la DAD è un'opportunità secondo quello che vediamo. Guardate che cosa ci è richiesto, sono solo 3 punti, ce ne sono tanti. Dobbiamo attrezzarci a una progettualità nuova. Non possiamo fare le stesse cose se vogliamo
c'è qualcuno che fa il video, lo mette online, il bambino, o bambino anche, guarda il video, compila le schede, ok, o fa gli esercizi didattica tramite Classroom o qualunque cosa, qualunque piattaforma utilizziamo, e poi si dà il voto. No, quelli di noi che hanno preso sul serio, e sono tanti, la maggioranza, questa nuova sfida, sono diventati molto più progettuali, si sono reinventati per adeguare alle necessità del proprio alunno in quella classe l'offerta didattica che può fare. Ovviamente l'inclusione e la facilitazione degli apprendimenti è il nostro scopo principale. Cerchiamo di comprendere tutti. Offerta di percorsi curricolari liberi dal vincoli di tempo e di spazio. È la flipped classroom. La classe e l'insegnamento blended è proprio questo, essere liberi dai vincoli dell'aula, della campanella che suona. Un po' la campanella c'è ancora perché le video lezioni si susseguono con un certo orario, però poi a causa del fatto che i nostri alunni hanno una piattaforma a disposizione, hanno dei materiali, eccetera, vedete che il percorso d'apprendimento diventa intanto più responsabilizzante per loro e poi effettivamente è più libero. Molti dei miei alunni, grande ovviamente, hanno detto abbiamo più tempo, riusciamo anche a leggere un libro. Per cui anche gli spostamenti che non ci sono in questo momento fanno risparmiare una, anche 2 ore per quelli che abitano lontano e prendono i mezzi. Quindi ecco, questo cambio di paradigma con la didattica a distanza già è iniziato, già abbiamo cominciato a mettere in atto quella che è la professionalità insegnante richiesta dall'articolo 27 del contratto nazionale di lavoro. Guardate chi siamo qua. Chi è l'insegnante? È un professionista al quale servono competenze disciplinari, bravissimi nella nostra disciplina. Informatiche? Informatiche. Siamo nella società digitale, quindi non possiamo non averle, quelli che si rifiutano di fare didattica a distanza, insomma, non so quanto possano essere difesi. Linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, orientamento, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione. A mappa però. Questa è la nostra professionalità e noi siamo orgogliosi di cercare di puntare a questi obiettivi, documentazione e valutazione. Questo è un altro copia e incolla, attuare la valutazione a distanza. Grazie, vedo che parlo a persone che sono proprio dalla parte di chi si vuole impegnare. Allora, attuare la valutazione a distanza. Questo è un documento della ex Associazione Nazionale Presidi, e è inutile che lo leggo del tutto, però ecco, leggiamo. Gli errori non vanno cioè vanno considerati come elementi, una caduta, un po' come nella gamification. Ho sbagliato, fa niente, ci riprovo. La gamification nell'insegnamento. I voti assegnati, fra virgolette, si riferiscono a una singola prestazione, assegnati in DAD, assegnati a distanza, e non si può fare la media fra tutti questi pochi voti assegnati, semmai li stiamo assegnando. Sono singole prestazioni che mi servono per monitorare. Magari chiediamo, interpelliamo più volte, chiediamo qualcosa allo stesso alunno. Perché? Perché abbiamo l'impressione che si stia un po' perdendo, che sia stanco, c'è la stanchezza anche. Quindi non la media, singole prestazioni che ci aiutano a monitorare un percorso. Gli alunni devono essere informati, questo è vero sempre, non è solo vero per la DAD ovviamente, dei criteri valutativi. Quanti insegnanti, anche quando eravamo in presenza, dicono fai il compito e poi non si sa un esercizio se vale di più o vale di meno e c'è la valutazione a posteriori, magari con quel metodo comparativo che avevamo citato prima. E ecco, le ultime
due parti, soprattutto la penultima, si devono usare strumenti come rubriche di valutazione, portfolio e dossier. Rubriche di valutazione ne avevo già parlato. Ecco, condividere, probabilmente tutti i collegi docenti ormai avranno emesso una specie di, non una specie, una scheda a cui riferirsi nella valutazione. In questa scheda, valutazione, non misura, in questa scheda sono comprese le partecipazioni, adesso poi ognuno avrà la propria, in quella della nostra scuola, è la presenza o assenza, cioè la possibilità di collegarsi tutte le volte. Il che non dipende sempre dall'alunno. La partecipazione, cioè è attivo durante le lezioni, si offre di parlare, di mostrare il proprio compito, quant'altro. La collaborazione tra gli alunni, per cui noi che siamo in DAD, in didattica a distanza, dobbiamo fornire gli strumenti. Mi ritorno a informare gli alunni sui criteri valutativi, le attività che offriamo, a che cosa mirano? A vedere la tua partecipazione o la tua competenza disciplinare? Quindi quattro punti, dopo quelli che ho già detto, il quarto ovviamente è la competenza disciplinare, ma è solo uno. Non ci saranno molte insufficienze, ovviamente. Adesso non abbiamo ancora i criteri per la promozione alla classe successiva, però ecco. Non tutti promossi, dice la nostra ministra, ma neanche tutti uguali, ecco, non ci sarà bisogna intervenire per tempo. In cosa? Tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio. Per cui durante la DAD, per valutare a distanza, cioè per valutare quel percorso realizzato dallo studente, dall'allievo, piccolo o grande che egli sia o che ella sia, ovviamente è tutto un insieme. Sì, Silvana, condivido alcune, ecco, guardate, c'è di tutto in rete, l'avrete guardato, anche in rete bisogna essere critici, vagliare quello che è presentato, perché alcuni veramente aprono bocca e gli danno fiato, dicono a Roma, quindi bisogna essere, e non solo alcuni docenti, ma appunto come diceva la collega, alcune figure istituzionali. Sì, è questo, è vero Silvana, purtroppo. Noi però non siamo critici, siamo qua per fare quello che dobbiamo per i nostri allievi. Non cadiamo nello sconforto perché bisogna guardare al nostro operato, alla nostra, anche all'interno delle scuole, non sempre si è tutti concordi. Non tutti i dirigenti sono uguali, so che ce n'è qualcuno di dirigente, non sono tutti uguali, ok? Ecco, qui abbiamo qualche indicazione, ripeto, è un'indicazione autorevole, non a tutti è simpatica NP, io ne faccio anche parte come docente, ovviamente, non come dirigente. E quindi so che quando emettono un comunicato, eccetera, è sempre molto ben documentato. Questi cinque punti sono proprio una comunicazione che riguarda l'aderenza alla normativa vigente. Tutti gli elementi di giudizio, poi torno solo rapidamente su portfolio e dossier. Ecco, è proprio quello che noi di solito non facciamo nella didattica in presenza. Il portfolio dello studente, e infatti Silvana, condividono, non riesco a leggere tutto, la possibilità di seguire messaggi, quindi benissimo. Non li ripeto, quindi. Portfolio e dossier. Se ne parla per, diciamo, limitatamente al triennio della scuola di secondo grado, parlando del PCTO, dell'ex scuola lavoro. Okay? Allora lì c'è il dossier, ci sono tante cose. Lavorare in termini di portfolio sicuramente è il futuro. E per lavorare in termini di portfolio, cioè di un bagaglio di attività, di progetti portati a termine nel tempo dagli studenti, bisogna per forza usare la rete. Altrimenti,
altrimenti non rimane memoria. I lavoretti, no? I lavoretti che si facevano alla primaria e poi, scusate, c'è una domanda posta da qualcuno, magari se mi aiuta il nostro tutor a capire se devo rispondere io o se basta la sua di risposta. Quindi appunto parlavo di portfolio e di dossier, creare la storia dell'alunno e di tutto ciò di buono che ha fatto. Magari ha cominciato un po' tentennante, ma poi ha fatto progressi grandissimi. E avere il suo portfolio ci aiuta a capire anche il grado cioè a crearci, a possedere tutti gli elementi di un giudizio, ok? Per fare un giudizio, una valutazione di un percorso. Mi sono molto soffermata su questo perché penso che sia la parte più spinosa, ok? Adesso andiamo a vedere, passiamo agli strumenti. Mi fermo un attimo, apro la chat, se avete delle domande, quindi la parte teorica, diciamo, di introduzione è appena finita. Se avete delle domande, fatemele adesso in chat. Quindi vedo un ultimo messaggio di Maria Iaia, non lo leggo perché non interessa le domande riguardo a questi contenuti. Ho visto molte manine, eccetera. Sulla parte docimologica concordo in pieno, effetti aloni, eccetera, eccetera. Ecco, la docimologia è una scienza molto precisa, una scienza molto esatta. Ho seguito tanti anni fa un corso di perfezionamento col professor Vertecchi, che è un famoso docimologo, e ultimamente ha fatto parecchi interventi proprio nel fatto che la pura docimologia, non basta più, deve essere assolutamente integrata. Allora, vediamo un pochino. Con quali strumenti realizziamo tutto questo? Sì, va bene, siamo tutti contenti di andare oltre la valutazione tradizionale, però, allora, intanto, i primi strumenti sono quelli che possono favorire la riflessione del lavoro autonomo dei nostri studenti. E che tipo di... Io qui faccio una rapida carrellata perché ne ho già parlato. Che tipo di strumenti? Li ho un pochino rivisti. La valutazione nasce soprattutto dal tipo di attività che proponiamo agli studenti, che devono essere chiaramente proposte, come che cosa sarà valutato, come, qual è l'obiettivo, cosa voglio da te in termini proprio molto chiari e con quali mezzi arriveremo a raggiungere l'obiettivo, cioè tutto il percorso, le tappe di questo processo. Quindi alcune attività che la rete ci facilita possono essere proprio, queste sono solo alcune, la creazione di timeline. Ci sono tantissimi strumenti che permettono di creare le timeline. La creazione qui sulla destra, quella in blu, è una bacheca Padlet che ho usato per fare un blog, quindi la possibilità di esprimersi, di mettere qui piccole piccole ci sono, piccole, ci sono i cuoricini, quindi di dire che un commento è piaciuto di più, è piaciuto di meno. Comunque, appunto, bacheche online in cui permettere agli studenti, nelle quali permettere agli studenti di esprimersi. Il brainstorming, il brainstorming si può fare con la bacheca, si può fare in altri modi, anche durante la video lezione, magari l'insegnante scrive sulla sua lavagna dotata di penna per gli interventi degli allievi che parlano. Si parla della creazione di mappe mentali condivise, si parla di attività anche un pochino più complesse come lo storytelling. La WebQuest, di queste ho già parlato la volta scorsa, quindi vado abbastanza veloce. La WebQuest è una ricerca online partendo da alcune tracce per cui gli studenti elaborano esattamente quello che abbiamo detto prima, consegne, compiti e percorsi di ricerca che stimolino la riflessione. Ecco, questi possono essere alcuni strumenti che possiamo realizzare online, possiamo utilizzare.
online per realizzare i nostri obiettivi. Altri, responsabilizzazione sull'impegno e sul compito come mezzo di sviluppo personale, non orientato al voto, ma alla voglia di fare bella figura. Bella figura non con l'insegnante che lo interroga, ma col compagno col quale sta, si deve confrontare. La valutazione tra pari è potentissima per il miglioramento dell'aptitude, dell'atteggiamento positivo verso lo studio, perché fare brutta figura rispetto all'insegnante, si va a casa, ma oh, mamma non ha capito niente, io le sapevo le cose ma non, ok? Quando invece sono i compagni che fanno il sorrisetto oppure non ti danno il massimo delle stelline possibili, eccetera, beh, le cose cambiano. Perché diventa un fatto sociale, non è l'insegnante cattivo con il dito puntato che giudica, ok? Non siamo, perché tante volte ci vedono proprio così, purtroppo. E dobbiamo un po' cambiarla questa situazione. Per cui responsabilizzazione sull'impegno e sul compito. Quindi, a parte quel tipo di lavoro utilizzato per scusate, ho fatto due slide di troppo, ok. Quali possono essere le modalità del lavoro collaborativo? Guardate che sto più o meno ripercorrendo la scheda del mio istituto. Prima ho parlato della partecipazione, quindi i ragazzi partecipano allo storytelling e quant'altro. Ora parliamo invece di collaborazione, questo è un punto più avanzato. Allora, la bacheca diventa, non è più una bacheca scritta, ma una bacheca nella quale, questi non sono i miei alunni, ho preso una foto da internet, non vi mostrerei mai i visi degli alunni. Si chiama Flipgrid, ne abbiamo parlato la volta scorsa, è un tool online gratuito, io vi parlo dei tool gratuiti, o che hanno una base gratuita più che efficace, è un tool gratuito nel quale l'insegnante propone una questione o lancia una sfida. Anche un brainstorming si potrebbe fare con Flipgrid, per cui poi mediante questo pulsante verde che vedete qui appunto in evidenza, lo studente clicca il pulsante tramite la app di Flipgrid caricata sul telefonino e fa un video. I nostri bambini anche, forse questo per i bambini più piccoli è meno adatto, però si può ricorrere ad altri strumenti. Proprio per loro, guidati magari dai genitori, il poter vedere il viso del compagno che parla e che risponde a quel quesito dell'insegnante è molto importante, perché ricrea un pochino un'intimità, un fatto di vedersi in faccia che può essere veramente molto importante. E quindi con Flipgrid praticamente è una bacheca video per cui si possono creare o delle botte risposte, per cui a ciascun video gli altri, i compagni possono anche rispondere, per cui l'insegnante lancia lo stimolo e in tanti cominciano a rispondersi. È un po' come una specie di forum che ormai è veramente poco amato dai giovani e forse anche da noi, però è un forum virtuale, un forum in cui vedi il viso degli altri. In più c'è una grossa componente di autovalutazione. Autovalutazione perché tu ti rivedi, vedi i commenti degli altri, vedi se il tuo video è piaciuto, ti rivedi da fuori. Io per esempio quando mi vedo da fuori mentre parlo nei webinar inorridisco, invece mi dicono che sono abbastanza fluida, io mi trovo pessima. Per cui ecco, è uno spunto per migliorare anche la propria presentazione. Non è l'insegnante cattivo che dice che non spiccichi parola e che balbetti mentre parli, ma sei tu che ti vedi balbettare e non essere fluido. E quindi magari rifai il video cercando di migliorarti da solo. Quindi ecco, questi sono strumenti un pochino avanzati, ma sicuramente molto interessanti. Lo strumento base, scrittura collaborativa con Google Docs, i documenti condivisi,
Google Docs ovviamente, ma anche le presentazioni o quant'altro. Ecco, su Google si possono creare dei documenti su cui i bambini, gli allievi, i ragazzi scrivono a più mani. Io li ho grandi, ma ogni volta che porto le classi, le prime, in laboratorio di informatica per far capire come funziona Google e gli faccio accedere al primo documento Google, loro si divertono tantissimo. Guardi, prof, siamo tutti lì, tutti colorati e possiamo scrivere in contemporanea. Quindi questo è anche questa è anche un'attività che può diventare divertente. Sicuramente si condivide il lavoro di tutto il gruppo. L'insegnante può sapere chi ha fatto cosa, è solo uno che ha scritto, e beh, se si guarda nelle informazioni del documento possiamo sapere, non che dobbiamo giudicare, oddio, ha scritto tutto solo quel ragazzo lì o quell'altra ragazza là. No, si può chiedere, ma come mai hai scritto sempre tu? Magari ti diranno che quella persona, quell'altra persona, ha avuto qualche problema, quindi si sanno anche le difficoltà della classe, ok? E ci si può tornare per altri versi su quella difficoltà per superarla. Un altro strumento potente, sempre di grande collaborazione, questo è un pochino più complesso, è praticamente un quaderno nel quale un OneNote, un blocco note suddiviso in capitoli nel quale ciascun ragazzo, ciascun alunno può scrivere una propria pagina. Di solito io questo lo do per i lavori di gruppo. Quindi il blocco è diviso in capitoli, ogni capitolo ha una sua pagina e si può sfogliare, al contrario dei documenti appunto di Google che sono singoli. Questo OneNote è un librone in cui si possono sfogliare le pagine scritte a più mani dagli alunni. Non solo, ma possiamo anche condividere tramite questo strumento chi ha team per la propria scuola. Diciamo, adottato dalla scuola invece di Classroom, si ritrova questo strumento che è veramente molto, molto buono. E poi l'ultimo è Evernote. Evernote, quel con l'elefantino, permette di prendere appunti durante le lezioni, è molto usato anche all'università, e di condividere gli appunti presi. Questo, diciamo, è uno strumento forse un pochino più da grandi, è più veramente per persone che condividano tante note, creano, cioè non è come OneNote che è l'insegnante che predispone la struttura del blocco, qui ognuno deve un pochino ricrearsela, però sono sicuramente strumenti interessanti. E per realizzare la parte collaborativa, quindi se noi dobbiamo osservare e valutare il lavoro e quanto e l'impegno di ciascun allievo nelle attività proposte, ecco, questi strumenti possono essere molto efficaci perché un po' sono stimolanti per loro, sono multimediali. In OneNote possiamo mettere link di tutti i tipi, in Docs anche, Flipgrid è addirittura proprio una griglia di video, ok? Multimediale come strumenti e anche come possibilità di essere condiviso in rete, sono tutti condivisi in rete. Quindi andiamo avanti. Quindi con quali strumenti? Ecco, riassumiamo un pochino. Alcuni altri aspetti molto importanti sono quelli di fornire da parte nostra impegni cognitivi ben definiti e soprattutto significativi per il percorso di apprendimento, quello che poi dobbiamo andare a valutare. Quindi stimolarli con attività che ci dobbiamo inventare. Abbiamo parlato della progettualità degli insegnanti. Naturalmente dobbiamo incoraggiarli e affiancarli, l'ho lasciato in bianco perché l'avrei dovuto sottolineare in rosso e giallo e rosso non mi piace come abbinamento. Incoraggiamento e affiancamento. Se ci scrivono magari fuori orario e quant'altro, soprattutto per i più piccoli è importante fargli sapere che se hanno qualche problema, qualche difficoltà o qualche idea possono condividerla ed essere incoraggiati. Adesso vediamo alcuni esempi di
Vedo che anche questa vi è piaciuta ed è quello che stiamo più o meno facendo, ok? È questa la parte veramente valutativa, che non è, ripeto, un voto, ma è una valutazione del processo. Se ci parlano, conosciamo, sappiamo se ci sono delle difficoltà. Poi purtroppo, adesso non è tutt'oro quel che luccica, ci sono anche ragazzi, io appunto avendoli grandi, che ci filano un po', vabbè tanto sono promosso, la prof non può fare niente, vabbè lì è questione di attitudine, di atteggiamento verso la voglia di acquisire competenze, questi sono i soliti discorsi sulle competenze. Se non hai voglia io cerco di fartela venire, ti propongo qualcosa di interessante, ma se tu proprio mentre io parlo lì nel video hai acceso tutto, io penso che tu sei online, ma ogni volta che ti chiamo non ci sei e stai sempre al bagno, santo cielo, non so se rendo l'idea, vi sarà capitato. Quindi a fronte di alcuni casi speciali, direi non usuali, però ecco, l'incoraggiamento e l'affiancamento è quello che fa la differenza. Concentrazione è una cosa che piace ai miei alunni e me l'hanno fatto notare loro. Iniziavo e finivo sempre con i video accesi. Tante volte li spegniamo durante poi la lezione vera e propria, perché se no si carica la linea e ci possono essere problemi. Però all'inizio e alla fine ci salutiamo proprio così, con la manina, ciao ciao, e tutti loro si mostrano, non tutti tutti, ma insomma quasi tutti, ok? Si mostrano e ci salutiamo perché siamo a scuola, non è che è solo la lezione della prof. Poi ecco, adesso vediamo la parte più elevata, avete presente la piramide di Bloom, ok? Quindi siamo arrivati proprio all'intraprendenza cognitiva, alla fase un pochino più creativa dell'apprendimento, che non è sempre da tutti raggiunta, ma cerchiamo di farlo. Allora, questi ci passo rapidamente su questi strumenti. Il Prezi è una presentazione online che quindi si può creare in maniera condivisa. Invece del documento Google facciamo, o del PowerPoint, facciamo un Prezi. Quindi se guardate qui in fondo sono tanti pallocchi che rappresentano le slide della presentazione, ok? Il Zoom è quello strumento che zooma, scusate, Prezi, è quello strumento che zooma da una slide all'altra e all'interno di ognuno di questi pallocchi ci possono essere ulteriori piccole zoomate di approfondimento. Zway invece è un programma gratuito, Prezi non è del tutto gratuito, c'è la parte a pagamento, però anche la parte base può essere sufficiente. Sway è invece è totalmente gratuito, anche questo è di Microsoft, però appunto basta cercarlo e permette di creare dei siti. Dei siti, vedete, c'è una foto, un titolo, una parte scritta. Questa foto qui che vedete in basso invece è animata, in verità è un video messo per storto. Quindi con questi strumenti andiamo un pochino oltre il documento condiviso, è proprio una presentazione condivisa, è una pubblicazione online, si sentono importanti. Questo del bosone di Higgs, chi c'era l'altra volta lo sa già, però è un approfondimento autonomo che ha voluto fare un gruppetto di miei alunni, erano 4-5, non è che sono tutti così, perché volevano approfondire un argomento sentito a una conferenza all'università che parlava all'epoca del bosone di Higgs. Ok? Andiamo oltre, adesso ta-da-dan! Si sanno che Wikipedia, appunto, è un'enciclopedia libera, questa è la parte italiana, ma le voci non sono chiuse. Qualche insegnante, su alcuni aspetti, certo, parlare della vita di Napoleone probabilmente è un po' saturo, però tanti insegnanti, soprattutto di lettere, eccetera, fanno aggiungere come compito cooperativo e progettuale ai propri alunni alcune voci a Wikipedia su alcuni aspetti che magari mancano in certi argomenti di Wikipedia. Ve lo rivendo.
Io questo non l'ho personalmente sperimentato, però sicuramente è un aspetto molto intrigante che potrebbe far sentire importanti i nostri alunni. Dopodiché abbiamo la creazione di un ebook. La creazione di un ebook è un po' complesso. L'ebook, possiamo avere il book creator di Apple, per cui chi ha i tablet Apple ovviamente ha già questa app installata e non si può cancellare. E quindi ci sono molti strumenti, vengono fuori veramente degli ebook molto belli. Chi ha Apple come a scuola, ovviamente in questo probabilmente è già avanti. Ma ci sono altre modalità di creare degli ebook. Questo è EPUB, che è uno strumento che è andato consolidandosi, e poi c'è Sigil. Sigil è un pochino più complesso, decisamente. Per i più piccoli c'è questo, Calibre. Calibre permette di creare anche in maniera molto semplificati delle specie di album online. Okay, quindi per i più piccoli c'è questo quadernone che si può sfogliare, non è un ebook strettamente libresco, ecco, però si può creare un libro aggiungendo foto, immagini, domande, questionari. È abbastanza interessante ed è abbastanza semplice da utilizzare. Ovviamente questi sono punti di arrivo. Ho voluto mettere Calibre perché ha un modo, perché potrebbe essere anche adeguato alla scuola primaria, è molto friendly come ambiente e dà dei risultati gradevoli. Ok? Quindi io ho visto passare una domanda, se il mio tutor mi dice. Se puoi sbocciare sulla Tandy Chat, non la vedi? Sì, adesso la apro. No, era solo per sapere se dovevo. Allora, c'è scritto solo bravo. Sì, in effetti, solo quello. Ok, niente, sulla Tandy Chat non c'è niente, quindi non so. Ho visto passare altri messaggi. Passiamo, ecco, spero che sia stato abbastanza chiaro come con questi strumenti, su quali ho potuto fare solo una carrellata, con questi strumenti effettivamente riusciamo tramite le attività proposte nella nostra aula virtuale e anche nel post virtuale, perché chiaramente la didattica a distanza ci comporta anche un certo sostegno appunto anche fuori delle ore di lezione, che comunque c'era pure prima, quindi, che ci permette effettivamente di far sì che questo percorso di apprendimento sia monitorato. È il monitoraggio che nella scuola italiana spesso manca, non sempre, ma spesso manca. Per cui, appena c'è le famose verifiche formative, le domandine veloci in classe, beh, ora che siamo in DAD, non vedendo i visi di tutti, probabilmente le dobbiamo fare veramente. Nel senso che tante volte si fa una domanda alla classe e rispondono sempre gli stessi, però vediamo i visi un po' di tutti, quindi la persona perplessa in aula la possiamo interpellare e capire se effettivamente ha dei dubbi. Ma adesso online, io non so voi, ma io non riesco a tenere 30 video davanti a me e guardarli tutti contemporaneamente, perché ho le classi da 28 e 29, quindi non ne ho veramente tanti. Quindi bisogna effettivamente queste verifiche formative farle in un altro modo. Allora, cosa di meglio di proporre appunto attività nelle quali devono essere molto, molto più attivi, non solo ascoltare, ma proprio partecipare. Poi ho perso un po' il filo, ecco, abbiamo visto un pochino di strumenti proprio passando in rassegna. Mi soffermo leggermente di più sul funzionamento di alcuni strumenti di autovalutazione e feedback. Leggiamo la carrellata che seguirà nell'ottica
Il mio alunno vuole fare bella figura. Questi sono strumenti anche utilizzabili dal singolo, ma molti di loro, di questi strumenti, sono gare, delle gare non contro se stessi, ma in confronto a tante persone della classe. Per cui una volta potrà dire mi è caduta la linea, non ho potuto rispondere, un'altra volta potrà dire ho cliccato male la risposta, ma io la sapevo. Poi alla fine però, vedendo anche il confronto con gli altri, che magari salgono i podi più alti della gara, probabilmente la persona viene stimolata nella sua consapevolezza che forse dovrebbe almeno concentrarsi di più, magari studiare anche qualcosa di più. Quindi passiamo a questi strumenti leggendoli come strumenti di autovalutazione anche, non solo per noi di monitorare il processo. Ovviamente un KU, chi lo conosce sa che è un quiz online e aspettate che ora vado a vedere una question. Probabilmente sono qui però le question. Ok, li puoi, certo, è chiaramente vero, la collega mi dice che sono strumenti che si possono usare anche in differita, adesso si possono dare anche per compito, quasi tutti ormai, anche il KU che era nato inizialmente come quiz e basta, però ha preso talmente tanto piede che appunto si è evoluto parecchio. Quindi molte funzionalità di questi strumenti sono un po' simili, chi le ha tutte, chi ne ha una parte, eccetera. Ora anche il KU può essere assegnato come compito a casa, cioè come il lavoro a casa, ed è embed nei principali ambienti di apprendimento, cioè si può far riconoscere all'ambiente di apprendimento che ne tiene traccia anche per seguire il processo, per la valutazione, tra virgolette, delle varie prove. Quindi possiamo creare un KU. Sì, qui c'è scritto login perché io sono già loggata. Chiedo al tutor, questa è una questione del tutor. Quindi login, bisogna ovviamente iscriversi al sito. Dopodiché ci possiamo iscrivere come insegnanti, come studenti, come attività sociali, col KU si possono anche fare questionari aperti al pubblico più generale, pubblicarli, oppure per KU al lavoro, questo è nuovo, al lavoro non me lo ricordo da sempre. Dopodiché si crea un questionario, adesso andiamo avanti nello specificare, ci siamo iscritti come insegnanti, creiamo un questionario, si può creare un quiz a risposta multipla, si può fare Jumble, l'associazione praticamente, invece che dare la risposta multipla si può creare un'associazione delle tessere proposte tramite il KU. Si può fare anche una discussione, questo devo dire che non l'ho mai usato, o una survey, cioè la survey non ha dei risultati giusti o sbagliati, è sempre un questionario ma non è un quiz. Quindi andiamo avanti, altrimenti qui vedo che sono già le 18:30. Ecco, questa qui è è un KU della mia pagina. Vedete qui, una volta fatto l'accesso, compare questa pagina. Di solito si va qui su KU per vedere tutto. Io ho premuto Create. Quindi premendo Create ci sono tutti i nostri ultimi KU. Vedete che l'immagine è sempre la stessa. Perché? Perché sono KU da webinar. Entrando dentro, quindi adesso c'è una serie di slide che ci fanno entrare dentro, per esempio, questo lavoro ed energia. Scusate, ma insegno fisica, ma c'è anche quelli di matematica. Ecco qui. Sono dentro al mio lavoro, al mio quiz sul lavoro ed energia e come vedete ci sono tante domande, domanda 1, 2, 3 che si possono poi anche rieditare e le domande sono contraddistinte da colori, ok? Poi vedremo gli alunni che cosa vedono. È sempre bene aggiungere delle immagini e dobbiamo selezionare, ovviamente se è un quiz e non un questionario, selezionare la risposta
corretta. Spero che sia chiaro per far vedere proprio dentro com'è. Allora, questo è l'interno quindi di una delle domande. Come compare a me, che sono il docente, la creazione del CAU? Quindi questa è la prima domanda, l'ho aperta, avevo dato 30 secondi che è il default, perché era la prima domanda, in realtà è una domanda a cui dovrebbero sapere rispondere proprio tac in un secondo solo, però è sempre bene la prima domanda farli riscaldare, dare un po' più di tempo, c'è chi non trova il telefonino, chi non trova i numeri, eccetera. Come vedete, ci sono da scrivere poi le risposte che sono in caselline colorate, una delle quali selezionerò come corretta. Anche due si possono selezionare corrette, però è bene metterne una sola. Posso definire la durata del tempo, posso mettere delle immagini e scrivere. Non c'è tantissimo spazio per scrivere, soprattutto le risposte. E quindi bisogna un po' essere sintetici. Nella domanda, la prima, la vera domanda, non le risposte, ma la domanda, c'è la possibilità di inserire parecchi caratteri speciali. Quindi non so se c'è una domanda di Maria Chiumino, niente, no? Io vedo passare delle domande di qualcuno, però non trovo nei posti giusti, non trovo la... Qual è questa domanda? Allora, quindi, sono Mattia. Sì? Sulla quarta icona sopra, in alto, la quinta, l'icona con le domande. Questa? Non capisco qual è la quinta. Questo è il CAU. Sì, sopra. Il CAU, sto creando un CAU, quindi vado su Create e mi dirà, ne vuoi creare un altro? Qui adesso sto mostrando quelli già creati. Ancora prima la slide, questa. Quindi va bene. Creare se premiamo sopra Create un nuovo CAU, approfitto di restare qui, possiamo appunto premere sul quiz oppure su Jamboard o un'altra modalità. Una volta creato, qui vi ho fatto vedere la pagina con tutti i webinar, con tutti i miei CAU, gli ultimi creati per queste occasioni. Entriamo dentro la domanda un po' per farvi vedere l'ambiente. Questa domanda adesso la apro, quindi entro dentro questa domanda nella parte di modifica domanda, ovviamente, e si presenta in questo modo. Possono essere modificate tutte. Vedete, qui c'è tutte, è come se fossero delle slide. Clicco, queste sono tutte le domande, le singole domande. Clicco sopra una domanda e posso cambiarla, ok? Magari mi sono anche accorta di aver scritto qualcosa di sbagliato. Posso aggiungere una domanda dentro a questo contenitore di CAU, ok? Quindi qui ero entrata dentro alla domanda, adesso ne usciamo e vediamo che cosa vedono i ragazzi, cosa vedono gli alunni. Allora, gli alunni sono dalla parte dei giocatori, non entrano in CAU Create, ma utilizzano un PIN, quindi questo è adatto a tutti, non c'è bisogno di iscriversi a CAU, giocano tramite un numero, tramite un PIN, che compare sulla lavagna, sulla LIM, quando eravamo in classe. Adesso compare invece sopra lo schermo del professore. Gli alunni, vedete qui anche quelli piccini, hanno in mano un tablet o un telefonino e non vedono la domanda, non la leggono, devono vederla sul PC. E quindi devono scegliere il colore. La risposta è scritta solo sulla lavagna o sullo schermo del PC. E loro devono cliccare il colore, ok? Quindi è una cosa molto rapida, molto veloce, però a volte si sbagliano e cliccano. Soprattutto ci sono le domande vero o falso, per cui hanno solo due colori e cliccano magari il rosso è quella giusta, però associano il rosso a un errore e quindi cliccano la blu. Ci sono molte questioni anche di concentrazione
sulle risposte che possono essere sviluppate su questo CAU. Io di solito lo usavo anche a scuola come verifica formativa prima delle verifiche sommative, perché si abituano a porre attenzione ai particolari, se no sbagliano, e se sbagliano nel gioco è più grave che non se sbagliano e il prof gli dice guarda che hai sbagliato. Ecco, il CAU, quindi dopo che hanno giocato, scusate, torno indietro, dopo che hanno giocato, supponiamo 10 domande, ad ogni domanda c'è il podio, chi è migliorato, chi non è migliorato, quindi il CAU stesso manda sui vari telefonini, manda i commenti, bravo, sei salito di 4 posti, accidenti, fai meglio perché non hai risposto. Ok, quindi c'è una certa interazione dell'app con i giocatori. Poi, dopo che abbiamo visto e commentato tutta la risposta, sì, si può fare il CAU asincrono, c'è una possibilità di assegnarlo in classe. Adesso, scusate, a casa. Adesso c'è la possibilità, se sono sul PC, di avere lo schermo con la risposta e vicino il telefonino, scusate, lo schermo con la domanda e vicino il telefonino per le risposte. Questa è una cosa che hanno messo da un po' e quindi si può anche assegnare a casa. Dicevo, quindi una volta risposto, sulla lavagna, nella mia lavagna condivisa, mi piace di più fare la gara con i ragazzi, io lo vedo bello come coinvolgimento e di cose ve ne devo far vedere ancora tantissime, il tempo sarebbe scaduto, vi va di continuare? Io ci sto, anche Mattia mi ha detto che sì, va bene, potremmo rimanere qualche, quindi vi va di continuare? Perché ripeto, di cose ne abbiamo dette tante, quindi il CAU è assegnato e c'è l'interazione con la musichetta, con tante cose che facilitano la voglia di mettersi in gioco, ok? Quindi poi c'è questo podio, c'è il risultato ufficiale, i primi 5, prima erano i primi 3, ora sono i primi 5, e sì, non è CAU l'unico, è il più famoso, per questo lo sto nominando, anche perché vi sto facendo vedere anche le modalità, poi quasi tutti hanno tutti più o meno le stesse funzionalità. Poi avevamo visto il Create. Attenzione, qui c'è un'altra, vedete la freccia arancione, i report. CAU permette di scaricare, vedete qui sono nel report, ok? Quindi all report sono tutti i miei riporti, diciamo, la registrazione dei risultati dei CAU che ho fatto fare. Come li ho fatto fare, vedete che io privilegio la modalità online, qui dove ci sono le 3 palline, questo è l'ultimo, 31 partecipanti, perché alcuni erano entrati e riusciti, e ci sono le 3 palline, questo è il menu delle 3 palline. Non solo lo possiamo aprire online, ma possiamo anche scaricarlo, download, ok? Download vuol dire che abbiamo un foglio di calcolo che possiamo scaricare con le risposte verdi o rosse a seconda, cioè è chiaramente un foglio di calcolo, tutti gli alunni, i nomi degli alunni e poi tutte le risposte rosse o omesse o verdi che loro hanno dato, ok? E possiamo avere a colpo d'occhio subito l'andamento della classe. Io lo usavo tantissimo anche in presenza, proprio come verifica formativa. Non ho mai dato un voto sul CAU, perché sono troppe le variabili, l'emozione, la linea che cade, mi sbaglio il rosso e il verde, insomma ci sono tante modalità. Però questa possibilità di avere anche il download di un foglio di calcolo sul quale operare è formidabile. Si può anche dare a casa da fare, però forse perde un po' la sua pregnanza. Quizizz, vado velocissima però, Quizizz è anche lui un questionario. Questo è nato, ha più spazio per scrivere, è più tranquillo, non c'è la musichetta, però ci sono gli avatar, ci sono i commentini con
pazzette che dicono hai fatto bene, hai fatto male, si può aggiungere il commento alla domanda, ovviamente, il commento alla risposta, scusate, hai sbagliato, guarda per questo motivo o quant'altro. È una sfida all'unica, all'ultimo quiz. E qui ecco vi faccio vedere su Quizizz, ma per KU è più o meno simile, voi potete anche qui avere il risultato, i risultati, vedete qui tutte risposte corrette, avete le percentuali, insomma, potete elaborare i dati. Vado di corsa perché altrimenti non arriviamo. Che differenza c'è tra KU e Quizizz? Quizizz ha un grande vantaggio. Lo studente sul proprio device vede sia la domanda, vedete qui c'è il punto di domanda, che le possibili risposte. È un vantaggio non sempre perché a volte si impalla. Se lo facciamo in presenza si può impallare perché scarica molti più dati, perché deve scaricare sul telefonino o sul tablet i dati. Mentre il KU è velocissimo. È difficile che si impalli, a volte si picciano loro, magari hanno il video rovinato e quant'altro. Quindi da questo punto di vista il Quizizz è favorevole. Un'altra cosa, qui si legge veramente poco, il KU è un pochino più rapido, è più adatto, qui dice i gradi sono i gradi americani, quindi va bene per un grado da 8 a 12. Non sono proprio gli anni, sono i K8, K12. Invece il Quizizz è più tranquillo, ci sono gli avatar che ti commentano le tue, bravo, hai fatto bene, si può assegnare a casa anche questo, anzi forse è meglio, è nato per essere assegnato a casa ed è più adatto anche ai piccini. Quindi per chi è della primaria magari può guardare più Quizizz che il KU. Questo è Quizlet, si chiamano tutti in modo molto simile. Anche questo l'ho nominato tante volte, adesso ci entriamo dentro rapidamente, è praticamente adattissimo per imparare i vocaboli, imparare le tabelline, per memorizzare. Infatti ha questa parte con le flashcard che può essere programmata, che appunto permette di fare proprio tutte le associazioni. C'è una flashcard e poi la risposta dietro. Permette di scrivere, di fare lo spell, quindi possiamo fare la domanda anche a voce, quindi soprattutto per i piccoli magari sentire la voce della maestra può essere importante, oppure per tutti, se dobbiamo imparare una lingua, lo spell con la pronuncia corretta della parola è fondamentale. Poi c'è la modalità test, la modalità match, cioè anche qui come il jumble del KU, la modalità gravity che qualcuno saprà che io amo tantissimo. E poi c'è la modalità anche di assegnarlo in modo live. Andiamo a vedere dentro, ho fatto qualche, ecco qua, il gioco visto dai bambini, visto da chi deve giocare. Questo è Quizlet, anche qui possono entrare tramite codice, è la ruota dei colori, è un esempio che avevo trovato un esempio più, insomma, non tanto fisico-matematico. Ok, qui accanto vedete che potete comporre tutte le varie parti e quindi entrare dentro e scrivere le domande, il quiz, associare le flashcard. Agli alunni, scusate se è piccolo, ma dovevo prenderlo tutto. Quindi all'alunno gioca con le flashcard e questa è la domanda, giallo più rosso, deve dare la sua risposta e dopo che ha girato, che ha dato la risposta, clicca, vai avanti e compare la risposta. Ok? Lo rifà tante volte finché giocando con le flashcard non dà tutte le risposte esatte. Questo serve veramente, è molto utile per imparare le cose a memoria. Sì, questa docente è un insegnante di disegno. Adesso non guardate l'associazione giallo-rosso, che da arancione lo sappiamo tutti, ho scelto una cosa facile, ma mette anche i colori primari, i colori secondari, tutte cose di cui io so veramente poco. Quindi voi scrivete tranquillamente
in italiano per i vostri alunni, e comunque per tradurre i siti ormai c'è la possibilità con Chrome di tradurre in italiano tutte le parole del sito che state visitando. Quindi ecco, era per far vedere le flashcard, non faccio vedere ovviamente i questionari. Questo è Gravity, vedete? C'è il pianeta con la domanda che dice quali sono i colori secondari, ok? Io non lo so, perlomeno non credo di saperli tutti. L'alunno, nel tempo che questa meteorite arriva sul pianeta, deve in questa casella di testo scrivere i colori secondari. Okay. Questo Gravity tiene conto, è un gioco contro se stessi, non è un gioco contro gli altri, okay? Ma tiene conto del tempo. Quindi un alunno che dice, ma sente il compagno, quanto ci ha impiegato? Io 3 secondi, 3 minuti a fare tutto. Se lui ha impiegato 3 minuti e mezzo, ci riproverà finché non diventa sempre più veloce. Come vedete, questa è autovalutazione, desiderio di mettersi alla prova, e noi non riusciremo mai con un'interrogazione a suscitare il desiderio che può suscitare uno strumento gamificato, il desiderio di battere se stessi. Andiamo avanti, Socrative è un altro, anche questo è molto utilizzato a scuola, è molto carino, possiamo fare un quiz, possiamo fare le domandine veloci, possiamo fare la Space Race. Sono 2 app differenti per il teacher e lo student. Mi sono dimenticata di dire che tutti questi strumenti hanno l'app ovviamente da scaricare sul telefonino, e anche tramite il Socrative avete la possibilità, come vedete, di controllare le risposte. Questo può essere usato anche in presenza tranquillamente, Socrative si può assegnare a casa, è embed in molti, per esempio in Edmodo, o comunque si può mettere come compito in tutte le piattaforme. Questa è la Space Race, gioco di gruppo, l'ho messo proprio perché c'è il gioco di gruppo. Dividiamo i nostri allievi in piccoli gruppi e diamo le domande. Devono rispondere in gruppo stavolta. E come vedete, ecco qui a destra ci sono le varie risposte, e a sinistra invece in alto c'è la posizione di tutte le squadre. E le varie squadre lo vedono, chi è avanti, chi non è avanti. Quindi anche qui si può suscitare una voglia più grande di collaborazione, il desiderio, ovviamente i gruppi devono essere fatti in maniera adeguata, perché altrimenti c'è uno che risponde e gli altri che no, però ecco, qui potete controllare le risposte del gruppo, ok, dei singoli del gruppo voi. Poi la somma delle risposte dà la lunghezza della Space Race, del punto a cui è arrivata la squadra. Non è che risponde uno solo, ok? In teoria. Quindi anche questo è gamification. Poi l'ultimo è Mentimeter, è l'ultimo strumento che voglio farvi vedere. Questo io non l'ho mai usato con gli alunni, l'ho usato mentre facevo dei corsi. Mentimeter si mette embed nelle presentazioni, nei PowerPoint tipicamente, e permette di creare presentazioni interattive e ottenere risposte in tempo reale. I partecipanti si collegano tramite il telefonino, e c'è sulla presentazione il link al Mentimeter, si dà un PIN, poi dipende, anche il QR code spesso usano, col telefonino si va su Mentimeter e si danno le risposte. Capita, ecco, queste qui sono è la distribuzione della risposta. Può essere utile per fare cose molto veloci. È un'ultima uscita, non è banalissimo da utilizzare anche per lo studente e per l'insegnante. Ovviamente una volta che sulla slide che voi state presentando escono fuori i risultati, potete tranquillamente commentarli. Questo si fa anche comunque con KU, perché quando esce fuori tutto il risultato, chi ha dato le risposte giuste, eccetera, l'insegnante si rende subito conto
5 hanno risposto bene, 10 hanno risposto la domanda A sbagliata, altri 7 la risposta B sbagliata, beh, allora bisogna che l'insegnante si fermi un attimo e faccia un piccolo recupero per tutti. Mintimeter permette di embeddare questo discorso dentro una presentazione di slide. E adesso Google Moduli. Io li uso da una vita e sono migliorati sempre di più, siccome sono proprio veramente out, vado molto veloci, questa è un'icona di pubblicità, ma questa, non guardate, è volutamente, non angosciante, però il colore è scelto apposta, è la prova di livello di fisica, quella che vi ho detto hanno fatto i miei alunni, online ovviamente oggi. Questa è la parte domande, quindi ci sono tutte le domande, si entra, si possono creare, cambiare le domande, ora non faccio un corso di come si usa Google Moduli, vi faccio vedere soprattutto le funzionalità. All'alunno viene tramite questo occhietto, possiamo premere l'occhietto, si apre un altro file che ha un link in vista, in visualizzazione. E quindi il link che compare al file in visualizzazione può essere trasmesso agli alunni. Se usate Classroom ovviamente è immediato. E loro non vedono questa parte scritta da me, con le domande e poi la verifica delle risposte, non vedono questa parte, ma vedono la view form, quindi solo le domande, che avrete riempite mille di questi questionari online. Sono usatissimi. Poi c'è la parte, vedete, questa è il foglio delle domande su cui posso creare le mie domande e poi dopo, vedete, ci sono state 28 risposte. Dopo che abbiamo le risposte, ecco, possiamo andare, adesso vi faccio vedere la funzionalità più interessante. Ci sono molte sintesi sulle risposte, questa è la possibilità di vedere il globale e il singolo che mi ha risposto, quindi avere una visione del singolo. Questa è la visualizzazione globale e come vedete a questa domanda hanno risposto in 20 correttamente e qualcuno avrà omesso e solo pochi hanno risposto non correttamente. È andato molto bene, un 73% di positività per una prova di livello è veramente alta. Spero che sia anche genuina, tornando ai discorsi passati. Quindi ecco, questo era l'ultimo documento che è all'ultimo ma non è il meno importante, forse il più utilizzato dai docenti. Ok, quindi gli strumenti per la riflessione critica, per la capacità di pianificare il proprio lavoro, tanti facendo il CAU si rendono conto che per poi il questionario che dovranno svolgere o la prova lì per lì di rispondere durante la video lezione è meglio che pianifichino un recupero, me l'hanno detto in tanti. Sì, prof, ho capito che avevo questo problema e ho cercato di risolverlo. Sintesi e confronti e valutazione critica. Ecco, questi sono tutti strumenti, non sono i soli, ce ne sono tantissimi altri che ci permettono di valutare il percorso degli studenti e di sostenerli ogni volta che hanno un problema, se loro sono sinceri ovviamente e se si fanno sostenere. Quindi, ecco qui, questa è la mia quasi slide finale, facciamo che le cose avvengano, sviluppo di competenze, passa per questo, abilità e conoscenze al servizio di competenza, atteggiamenti positivi, autonomia e responsabilità, sono le parole chiavi della didattica per competenze. Io vi volevo dire che se vi piacciono questi modi di trattare gli argomenti, eccetera, tutti gli approfondimenti delle app e anche approfondimenti più teorici sono compresi in un corso Wikiscuola che si chiama, ve l'ha probabilmente mandato in link Mattia, che si chiama Didattica a distanza. Quindi
Vuole essere un corso fatto per, grazie di tutti gli apprezzamenti, vuole essere un corso fatto in maniera interattiva, non un corso. Sì, certo, c'è anche il corso, la certificazione e tutto quello che volete, ma vorrebbe essere un corso vivo. E tutti sono previsti altri due webinar, tipo questo, di approfondimento su temi caldi, che possono essere scelti anche da voi. Quindi, vi aspetto nel corso oltre che nel webinar, va bene? Ok? Sì, questo corso è a pagamento e vi assicuro che appunto non è un grande pagamento perché è molto ricco. Ecco, un po' la webinar che giorno ora nel corso, non lo so, adesso lo dobbiamo decidere nel corso, ok? Io di solito propongo la data e l'argomento e poi insomma, si cerca di parlarne. Più siamo e meglio siamo. Il corso non si chiude, eh? Ok? Vi ringrazio degli apprezzamenti, spero che ci rivediamo un'altra volta sicuramente con il webinar. Però da ora in poi i webinar saranno embed dentro a quel corso lì. Quindi grazie mille a tutti quanti. Vi saluto e posso dire a Mattia che può. Qui abbiamo la slide di saluti. Grazie anche da parte mia. E vi Grazie. saluto a nome Grazie. di Scuola. Arrivederci. Buona serata, arrivederci a tutti, buona serata, grazie, grazie mille. Grazie.